illustrissimo Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Io sottoscritto preside Arturo Moscariello in virtù della comunanza di natali o quasi che vi lega al centro campano di Acerra. Vengo con questa mia dirvi della situazione di profondo degrado in cui operano i docenti della scuola Enzo Tortora che ogni giorno devono mannaggia, buba. Acerra o morte! Due, due, nove, uno, nove, nove, uno. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Missionari dell'ecologia, che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale o vicina 99. Vieni subito a scuola! La scuola non è cosa per me, questo! Strette ai polsi dentro un cellulare, guaglio! Fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale, guaglio! Sin un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare, guaglio! Vale più una bella giacca con telefonino cellulare, guaglio! Io, allora chi sto momento e tu li ha superato? Cado piaccio dalla mia indio, un momento d'occupa. Questo sarà la corte, come va la figlia? Voglio, se succede qualcosa, la mia vespa vi boccio per rappresaglia. Lucio, lo sai cos'è una rappresaglia? Ci capite, posso? Prima roppa, posso? Scienziate, avete sbagliato direzione, la scuola è di qua. Elettorale, guaglio. Sin un bisogno soddisfatto, sei sicuro? Non ti puoi sbagliare, guaglio. Vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Questo è una male che siete arrivati, chi le vogliono stanno facendo all'inferno. Ci stanno cucci di capire un poco di zucchero. Mi spiace, ma non potete. Siamo mica al paese vostro, qua. Sono 15 anni che sono emigrata da Cerro. E allora la vita sapete che il preside ha proibito di fare macchinette e caffè. È per una questione di sicurezza. No, questo è proprio preside. Diventate preside, poi la faccio pure a voi. Sono Dio. Dio? Sì. Perché? No, niente, che Dio me lo immaginavo diverso. E beh, anch'io gli uomini me li immaginavo diversi. Ma scusi, non già creati lei? Che c'entra? Mica posso ricordarmi tutto. Sai quanta roba ho creato? La tigre, il ragno, il fenicottero. E tu? È così che fai lezione? Beh, anche a me piacerebbe farmi gli affari miei, cosa credi? Ma non posso. Ho un universo da mandare avanti, io.
E se anch'io facessi come te? La vostra vita sarebbe come quella delle bestie. Tutto il giorno a mangiare, bere e accoppiarvi. Saresti contento? Beh, insomma. Sto in silenzio per fargli pesare la mia contrarietà. Riunione in sala docenti, Gergale. Maremma! Diaframma, Gergale, diaframma. Lo sapete come si è classificata la nostra scuola nelle prove invalsi? Ultima. Fatica, ma tu proprio mo devi andare nel gabinetto. Mi dispiace, perciò, l'abbiamo. Ma non mi fate come se non ci stava, Stessi, modo congiuntivo, tempo imperfetto. E no, perché la regola vale anche in bagno, Ultimi siamo arrivati. Ma c'è una cosa della quale siamo primi, Abbandono scolastico, posso? Bravo, vuoi uscire da là dentro, fatica? Siamo riuniti. Pure io, posso, si va per da lunghe. Abbandono ed evasione scolastica, in questo siamo primi. E io gli ho detto. Faticati, non commentare, sennò qua facciamo notte. Ma anche in un bagno si può stare tranquilli in questa scuola. Ehi, il ministero qua lo dice papale, senti qua, con la diminuzione delle iscrizioni si rende necessario accorpamento ad altro istituto. Ecco la scuola serao, stifatiente niente. Quella sì che è una scuola, è pure fatti gini. Ma quando mai fatica non la tiene? La tiene, quella a doppio strato. Ma insomma, scusate, ma la chiusura di una scuola non è una sconfitta per la società? Preside, ma anche se rimaniamo aperti, questi ragazzi... Ma sono senza speranza. Madonna, come sei disfattista. Possono diventare tossicodipendenti. Guarda che i tossici almeno nei centri di recupero. E allora diventeranno politici. Allora siamo tranquilli se non sanno il congiuntivo. E ridete, incosciente. C'era una cosa che si poteva fare per salvare la nostra scuola. E io l'ho fatta. Ho scritto al Presidente della Repubblica. Rispondi sicuro, preside? Ma tu come sei già risposto? Buongiorno, preside. Buongiorno, direttore. Preside. Filippo, quanto è vita? Ma portate la fatta con l'anduia. Qua, ecco qua. Signore, da quante volte ti ho detto che non devi dare da mangiare alle oche? Signore, anche loro hanno i loro diritti. Ah, mi volevo dire, signore! Filippo! Finalmente è arrivata la raccomandata della festa dei giovani. Si è pregato di chiamarmi preside. Come ci piace a lei, coglione? Sorella, hai preso le medicine? Le hai prese? Le medicine mi bloccano lì. Del resto, da quando la signora se n'è andata, lei non lo sa. Sorella, non parlarmi più della signora. Vabbè, ma non è che. Prova lucidatura pavimenti, Sorella! Ah! Ecco, vedi, Sorella, troppa cera, ammorbidire. Grazie. Buongiorno, signor preside. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, preside. Buongiorno, Margherita. Buongiorno, Sorella. Buongiorno. Margherita, festa dei giovani, l'aspetto più tardi nel mio ufficio così definiamo la nostra esibizione, Certo, presidente. Buongiorno, ragazzi. Avanti. Permesso. Venga. Quest'anno dobbiamo vincere, non sento ragioni. Si metta subito al lavoro. Voglio qualcosa di innovativo. Pensavo... a quella canzoncina, Prezzemolina, la conosce? È una canzone popolare del 1600, già presente nelle novelle del Basile e poi nei racconti del Calvino. Innovare, ma sempre nella tradizione. Tradizione. Signorina, vinceremo. Lo spero, ma il preside del Pasteur, Virgilio Neri, ha invitato un gruppo di violinisti viennesi a fare Strauss. Richard o Johann? Johann. Padre? Figlio. Ah, maledetto Neri. Strauss è la musica disco dell'Ottocento, piace a tutti. La metto persino dentro i pollai per far rilassare le galline, lei capisce? Uno scambio culturale, preside. Facciamolo anche noi, no? Infatti, potremmo invitare una scuola a indirizzo musicale balcanico. Oppure un paese africano. Hanno una grande tradizione. Bellissima idea. Brava, questo mi piace. L'Africa mi piace molto. Eh sì, perché è emotivamente più coinvolgente. E secondo lei, qual è la tribù più povera, bisognosa? Mi informo, preside. Mi raccomando, Li voglio magri e affamati.
Presente quei meravigliosi poster delle adozioni a distanza dove c'è il bambino con la mosca che si obbligherà al suo occhietto? Ecco, una cosa così mi piaceva. Bambino, la mosca. Mosche? Sì, mosche, poi le mosche. Perfetto, preside. Vada. Ah, c'è solo un problema. I fondi, lo scambio costa. Vabbè, a quello ci penso io. Ma si ricordi, niente negatività in questa scuola. Vinceremo. Vinceremo, così mi piace, vada. Parleranno tutti i giornali. L'assessore del PD, Duccio Burroni, ospita una scuola africana. La fame nel mondo, gli africani, ma chi interessa più? La comunicazione è importante. Oggi c'è la Vespa, Goldrake, le figurine dei calciatori, il subbuteo. Assessore, mi crede, un evento. La sinistra fa qualcosa di sinistra, da quanto tempo non accade? Dalla liberalizzazione della caccia al cinghiale del 2001. Lo faccia per la sua immagine. Sarebbe contento anche lui. Ma lo conosce? Certo, lo conosco, certo. Ma chi è? Un attore? Chi è? È un attore sudamericano, bravissimo. Sì! Margherita, abbiamo i fondi! Bene, preside, sono molto felice. Anche perché abbiamo individuato i nostri ospiti. E me lo dice così? E chi sono? Età media più bassa del mondo, PIL più basso del continente. Disoccupazione giovanile altissima, delinquenza molto diffusa, reddito pro capite nullo. Napoletani? No, preside. Accra. Capitale del... Ghana. Se prima c'era solo terra brulla, adesso c'è lattuga e c'è cipolla. Soreda, cerca l'indirizzo. Mi raccomando, è la prima cosa da fare domani mattina. Posso stare tranquilla? Professoressa, lei veramente mi offende, veramente. Soreda. Uno mai c'è. Pantaloni. Ah. Re. Re. Ah. Forse cercavi Acerra? Sì. Professor? Moscari. Forse cercava Moscariello? Sì. Sì. Bravo, Sorda, sei un grande, sei un grande proprio. Ma che c'è qua? Cornuti. Presidente, il presidente napoletano ci ha risposto, poi. Presidente, state calmo, ma respirate. È napoletana, ha risposto. Ci vuole gemellare con una scuola di San Quirico. Il nord che aiuta il sud è simbolico, avete capito o no? Il mio paese? Si vede che ci vuole proprio aiutare. La mia vecchia scuola. Ah, guarda che combinazione, non la conosci bene, ma com'è là? Come un calcio nei coglioni, presidente. Come erano chiaro? Multietnico, multiculturalismo. Ma che sei? C'è il numero per la videochiamata, ma non c'è stato il numero di telefono. Che si tratta? Cerca, ma proprio perché sta scritto tutto in inglese, ca? Perché noi non parliamo italiano. In classe. Buongiorno, quella è colpa vostra, ma come? L'inglese è la lingua ufficiale dell'Europa, no? Che noi napoletani pure dobbiamo parlare inglese, no? No, ma infatti Europa si dice UE. Dal napoletano, way way. Vabbè, chi è il fortunato che va al paese di Boccaccia a salvare la dottore? Sì, preside. Ci vai tu? No, preside, mi dispiace. Io in Toscana ci torno in un'urna cremata, sì. Mi scusi, ma cose personali. E ci vai tu, Gerà? No, preside, per quello che mi riguarda io... Con quei delinquenti non vado da nessuna parte. Ho prenotato due giorni a Ischia con Ilaria, Maronti, Sant'Angelo. Quella se non ci vado, mi spara. Toscani, che è una telefonata normale, con telefono no, eh? Una. E due.
guardi, sempre tutto io devo fare, sa? Che tempo passa, che... Preside, il permessino ferio è tutto a posto? Ah, ti prego, Artù, ma mica mi puoi chiedere di rinunciare a Ischia per andare in Toscana. Il nord... si capisce, fa freddo, sono razzisti, i soliti luoghi comuni. E poi la Toscana non è nord. No, per me il nord è da sopra Mondragone. Vabbè. E comunque il pranzo è pronto. E io non tengo appetito. Babù, Annarella ha fatto zitti alla genovese. Andranno buttati. Zitti? Alla genovese. Gama? Allo, Gama? Mi sentite? Good morning, teacher. I'm Filippo Brodi, the principal of Pascoli. I'm so happy to listen to you. I am not a teacher, no. I am the principal here, me too, principal. Arturo Buscariello, piacere. Padre missionario. E per giunta italiano, splendido. Italiano, perché c'avete qualche problema, c'avete, no? No, mi fa molto piacere che un connazionale accompagni questi poveri ragazzini, così ci capiremo meglio. Secondo me voi c'avete le idee un po' confuse. Lei è napoletano, eh? Si capisce dal suo accento. Sono napoletano, si capisce, perché c'avete qualche problema. Ho messo pure il Vesuvio dietro, vedete il Vesuvio? L'avevo scambiato per il Kilimangiaro. Ma voi siete sempre così spiritosi durante la giornata, non sì? La sento bene, Boscariello. Piuttosto, avete timbrato i passaporti per i permessi di soggiorno? Ci vuole il visto. E le vaccinazioni no, non ci vogliono. No, le vaccinazioni da noi non sono obbligatorie. La malaria è stata debellata, non c'è vaiolo, non c'è febbre. Gialla, ecco. Egregio signore, voi mi state offendendo come uomo e come preside. E poi voi del nord la dovete finire con questa spoglia che tenete. Noi qui, giù al sud, siamo più civili di voi. Ma siete in una toilette? No, ma te vai, ma che... No, perché ho sentito lo sciacquone. No, è quello l'asma, c'è un po' di asma. Eccolo! Ho visto un negretto, un bambino, uscire dal bagno. Bambino negretto! Ma dove? Mi sto a casa mia. Hai vostro figlio? Ma quale figlio? Ma giusto, siete padre? No, non, io non sono padre. Che? A proposito, padre... Come Dio? Chi ci avete voi? Visnu, Osiride, Manitù? Oppure adorate un semplice totem di legno? Oh, Gesù! Ah, ottimo, bene, bene, come noi. Sentite, adesso mi state facendo veramente incazzare. Scusi, ma non capita tutti i giorni di ospitare degli africani, eh? Oh, mi state proprio offendendo. Eccolo! Un altro negretto! Ma no! Come no, è al bagno. E l'ho visto dietro di voi. Sarà sbagliato, sarà un'interferenza. Vabbè. Vabbè, padre, sarà un'interferenza. Ma non sono padre. Un'altra volta, come ve lo devo Senta, dire? Padre. Mi saluti Accra e mi saluti in Ghana. Accra. E come dite voi? Abaluba! Oh no, Accra. Non si sente? Cerraco. Non la sento bene, Boscariello. Ma Accra... Ma... Acerraco! Bravo, complimenti! Io amo la sceneggiata napoletana! Bambino negro albino? Scusa, ma cosa succede? Santa Maria, Madre di Dio! Presita, professore, peccatore! Come sta, sta meglio? Beh, magari che la botte è stata forte. No, 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 grazie. Pensavo peggio. Vita Santuta? Che è successo? Sta dicendo che vuole che ci andate voi. C'è morto! Ma dovete salvare la nostra scuola!
Dovete andare al nord. Ma stiamo scherzando. No. Sì, io voglio andare. Vedete, vi sta facendo segno. Lo sta indicando la canaria. Ce la fa con furia. Guarda. Arthur, ti vedo molto bene. Senti, io ci andrei, ma ho prenotato 2 giorni a Ischia. Come sai, questi alberghi si fanno pagare tutti in anticipo, pure la ciabattina. E se non ci vai, non ti rimborsano. Vi rimborso. Forse la stanza, sì, ma non la ciabattina. La ciabattina sembra che non le paghi, ma costano più della stanza. Devi credere, Artù, le ciabattine no. Come no? Le ciabattine sì. Vi state sbagliando. Le ciabattine no. C'era. Le ciabattine sì. Mi piace, voglio! Stiamo facendo una bella gita, cerchiamo di non intossicarcela subito. Posso fare io! Ma ve l'ho detto 50.000 volte, stiamo andando a San Quirico d'Orcia, vicino Siena, un ridente paesino. Ridente, sì. O piove, o tira vento, o suona morto. Se state buoni vedrete che ci divertiremo un sacco. I toscani sono gente ospitale. Amici, oggi voglio parlarvi di un grande paese emergente, il Ghana. Il nome significa re guerriero. Applausi. Basta. Io, preside, io. Prego, Ghioni. La Repubblica del Ghana è uno stato nell'Africa occidentale, con capitale Accra. Grazie, Albertina. Confina ad ovest con la costa d'Avorio. Grazie, Margherita. Mentre a est. Grazie, Borroni. Ma di deserava a Sharm el Sheikh e noi amiamo da sto posto di me. È giusto, Cetrullo, posto è merda, complemento di specificazione. Vanda, se fai così li fai diventare pericolosi e aggressivi. Il tuo problema con un uomo non può diventare il nostro problema con un'intera regione. Gerardo, tu lo sai che non mi devi nominare quell'uomo senza palle. Senza spalle! E mettene nei bracci, su. Ma certo che tengo nei bracci, i toscani sono uguali a noi, ci hanno 2 spalle, 2 gambe, 2 braccia. Insomma, è vero che al nord sono tutti razzisti? Poi basta con questa questione del nord e del sud. La Toscana è al centro, lo Cicero, 4 in geografia. Mi dispiace, questo per me o nord ha cominciato come un dragone. Ma chi non ha detto questa scemenza? Voi, questo. Perché voglio parlarvi del Ghana. Lo so. Margherita, perché grazie alla sponsorship del nostro amico assessore Duccio Burroni, applauso, basta, ho invitato una classe di Accra a partecipare insieme alla festa dei giovani della Val d'Orcia, sostenuta dalla Banca Popolare di Vicenza, rappresentata qui dal dottor Paolo Ghioni, babbo del nostro Albertino, applauso, basta. Sia chiaro, ragazzi, noi siamo sempre imparziali. Sempre. Imparzialità è una grande dote dell'animo umano. Ecco, e adesso musica! All'ombra dei cipressi e dentro l'urne. Chi sta è Bruno Foscolo, voglio. Buongiorno, un grande esploratore là nell'Equador. Intorno radunò delle tribù, ai negri disse così. Voi non
state troppo bene qua, molto meglio la città. Seguitemi su. Ma il vecchio negro disse allora: Bingo, 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 scusi, ma non vengo, io rimango. No, bono, sgarbe, strebbe, sgarbe, dreve, sassi. Ma con questa sveglia al collo, star bene qui. Perché la prima volta che facciamo una gita i toscani ancora li dobbiamo studiare, ma quando è vero di questo, quando arriviamo là, se ci pigliano per culo spacco tutte cose, Guaglio, lavate questi cappelli, ma che ci dobbiamo far riconoscere? E l'ho fatta apposta per non farci riconoscere, dovessero fare qualche furterello. Questo mi pigliamo e valigia. Solo se c'è qualche cosa di valore, se no lasciate. Già, tengo la frittata di mamma. E allora portatela. Vanda, 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 vieni qua. Ma come sei cresciuta. Non hai preso le medicine. No. Augusto. E benvenuto, qualsiasi cosa chiedete a Soreda. A mamma te. Come ci piace a lei? La sera, nemmeno la sera. Augusto Soreda. Ah, chiedo scusa, ho inteso. Gerardo Giorgaudo, c'è un accompagnatore. Io invece no, sono il commesso. No, 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 bagage. Lasci bagage. Sì. Inseguite. Andiamo, forza. Al pratone, vi seguite a Soreda. Venite, inseguitemi. Ordinati, mettetevi in fila per due, forza. Questo, ma che stai strano? Ma non so più da quell'altra coscia. Questo, siamo sicuro che non sa roba una roba. Questo secondo me è un po' griccione. Queste sono cose che non ci riguardano. Noi pensiamo a fare i bravi e godiamoci il tappeto rosso. L'ho fatto, l'ho fatto, please. Benvenuta Africa. Parazzoni africani. Beh, però uno sì. Che ci faccio con uno solo? Questo mi sta ne piano per culo. Calma, 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 voglio. Ci parlo io. Toscani, mi sentite? Sì, forte e chiaro, parlate. Ma quale parla e parla? Voglio, rammengo! Africana, so! Soreda. Ci è mancata tanto. Prendi le medicine.
Tutti vivono per l'amore, ma in fondo nessuno sa cos'è. Dici? Nessuno. Ma io lo so. Tu? Beh, sì. È la passione per un altro individuo che si esprime nel cercare la sua compagnia, nel desiderarne la felicità e in una forte attrazione sessuale. È scritto nel dizionario. Come sei arido. Vergogna! Tranquilli! Ecco il preside. Calma e sangue freddo. Un piccolo equivoco che presto sarà chiarito. Calma. La professoressa rivolta rimane a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. Prego, Margherita. Signora Ghioni, il sandalo, tenga. No, no, scusi, scusi. Chi risarcisce i familiari delle vittime? Ma vittima è un'esagerazione per quattro cauci in golo. Sono pericolosi, sono aggressivi. Delinquenti. Cinghiali feroci. Calmatevi. Noi vogliamo gli africani. Sì, dove sono? Presidenza! Fatevi uscire! Aprite il piano! Andiamo tutti a gol! Siamo circondati. Fermo, socchiudi gli occhi in segno di pace. Buttiamoci dalla finestra. Ma che dici? Ma sono solo dei bambini! Idealista, anch'io lo credevo un tempo. So criminale, i bambini sono da cosa. Ma voi siete matti! Certo, sa sempre tutto, ma sempre così, sai? Uno gli salva la vita e lui neanche ringrazia. Non mi dire che lui è senza parole. Margherita, può salire in presidenza un attimo, grazie. Vabbè. Ora chiariamo tutto e ve ne tornate in santa pace a casa. Gli abbiamo rovinato la festa. Si è messo tutto il vestitino, il cappellino. Chiuda, chiuda. Mi dispiace moltissimo. Io non so come sia potuto succedere. Ho dato la lettera a Soreda. Vabbè, signorina, non si preoccupi. Soreda! Vieni in ufficio subito, grazie! Arrivo! Preside, la professoressa di educazione fisica c'ha ragione. C'è stato sicuramente un equivoco. In inglese, please. Ha ancora più ragione. Chiudi! Lo so, preside, ma io ho solo spedito la lettera che mi ha dato la professoressa Revolta. A chi? A chi, dimmi? Ah, c'era, tu cazzo. Ma questo chi è? Ma come si permette? Ti prego, Giorgale, tu quella parola non la devi dire mai più. Bravo. Acerra, non lo devi dire mai più. Ma che dici? Scusa, fammi capire una cosa, ma tu l'invito, invece di mandarlo ad Accra, capitale del Ghana, l'hai mandato ad Acerra, provincia di Napoli. Che sarà mai? Ho aggiunto una E. Ma questo deficiente la scuola l'ha preso in quota come anticappato. Sì, sì, ma lui ha la sindrome di Tourette, va bene? Ogni tanto lui ha proprio bisogno di dire delle parolacce. Lo so, è stronzo testa di cazzo. Soprattutto quando è sotto stress. Perciò se ne può andare a baffangulo. Ora è sotto stress. Molto stressato, a causa vostra. Beh, Giergale, credo che sia arrivato il momento di toglierci... Dai coglioni. Dai coglioni, fate buon viaggio e buon rientro. Arrivederci. Ma mi vedete? Artù. Sentite? Gerardi, devo parlare. Prova, pronto. Ma mi vedete o no? Male, Artù. Sposta un po' la telecamerina. Mannaggia, pupa, mi vedete? Stai meglio, Artù. Lo vedo dalla faccia. È successo un guaio. Mi realtà con un ictus, povero Cristo. Mi dispiace, io mi pensavo che era la risposta alla lettera di Napolitano. Arturo, non abbiamo capito, puoi ripetere? Eccolo là, un altro ictus. Geniale, è il collegamento. Sì, sì, preside, stia tranquillo, sono gentilissimi. Questi vogliono introdurre nella mesca la pastiera, il triariello, il pastigiano, crazy, è fantastico. I toscani ci hanno accolto con lo striscione e con la canzone... E dovete tornare alla canta! La fate tutte quante, la fate! Che c'è? Se torniamo quello ci muore. Ammaturo! Amo Dio! Faticati! Lucoi! Lo Cicero! Come sempre! Che pena vederli andar via così. Lo sapeva che sono un ASP? Eh? ASP, istituto abbandono scolastico precoce. Tutte le classi c'è l'allievo invisibile. Presidente! Vai, vai, vai! Wanda! Quanto dolore, Wanda!
preside sanno ballare, sanno cantare. Hanno un vecchio pullman, qualcuno è povero, che differenza c'è con gli africani? Il colore della pelle, no? Che importa il colore della pelle? Domani vado a Burroni, gli spiega tutto e noi si continua lo scambio con loro. L'assessore capirà. Cergale! Voglio, non è che vi siete rubati qualche cosa? No, 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 ma sì. Non tutti sanno che Serra diede i natali alla famosa maschera di Pulcinella che simboleggia l'arte di vivere del popolo africano. Campano, volevo dire campano, salutiamo con un grande applauso la gloriosa scuola Tortora che parteciperà con noi alla festa dei giovani. Dove andate? Ragazzi, non vi fate alterare! Cetrullo! Bambino Cetrullo! Vai bambino Peppe, famiglia Ghioni! Dottor Ghioni è il direttore della nostra banca, un'istituzione per noi. Esagerato. Piacere, Cetrullo. Che fa, raccomando? Albertino, dai la mano a tuo mamma. Signorina. Professoressa. Sì, vabbè, professore. Amo Dio va con il gruppetto. Sì. Mi raccomando, sì. Su con la vita però, sì, eh. Sì, sì, dai, sì, avanti. Sì, vai. Gaia, le nonne di Gaia. E lei era la ragazza che ti ospiterà, una ragazza piena di vita. Sì, Renè, mi lasci, se no. Ti garba mangiare. Gaia non mangia niente. Tanto si deve morire. Se meno male che ti chiami Gaia. Sono sicura che farete amicizia. Mamma, tu non fate caso, volete stare insieme, sì o no? Oh, allora c'è il maresciallo. Bravo, maresciallo! Ciao, che è tutte e due? Sì, mi raccomando, a stasera a letto senza furti e rapine. Scherzano. E io con chi mo? Buona. Fermo! Non si può, non si può! Mio papà ha detto che non si può! Ma No! Numero 1, asciugamano per la doccia. Numero 2, asciugamano per la faccia. Numero 3, asciugamano per il bidet. Le mutande nella busta gialla, le magliette nella busta verde, i pantaloni nella busta nera. Mi raccomando, ogni infrazione sarà punita. Si cena tra 10 minuti. Un minuto di ritardo è tollerato, 2 minuti no. Superio, ma son che sei? Le mutande? Non mi ricordo, Superio. Buono, voi del Crumble? Non mi chiamo Buono, Cuono, come sento protettore di acero. Oh, wonderful. Nice name. Tuono. Vuoi un po' di crumble? Yes, Superio, tutto quello che volete voi. Non ci stava bisogno di scomodarti, poteva andare in albergo. Magari con i soldi della regione, beato assistenzialismo. E guardi. Ma eravamo. Era. Andiamo, ma vieni da questa parte. Ma tu, Margherita, sei fidanzata? No. Beh, vabbè, ma che problema avrai con tutti quei mosconi che ti gireranno intorno? Mosconi? No, nel senso dei corteggiatori, no? Ah, no. Beh, innamorati. No. Vabbè, insomma, degli uomini che ti vengono dietro, anche di una certa età. No. Ma come se tu avessi una magagna. Hai una magagna? Tipo alitosi, acne, alopecia, guarda lì. Eh? Vuoi sapere se ho una relazione con Filippo? No. Quanti cuscini? Tutti quelli che hai. Ok. Sei gelosa di lui? Ma figurati. Sei gelosa di lui? No, lui è sempre stato geloso di me. Tu stai qua, è piccolo ma accogliente. Ti piace? Avevi un cane? Ce l'ho ancora. Eccolo. Si chiama Attila. Ma è buono. Buonissimo. L'aggressione al postino, credimi, è stata solo una tragica fatalità. Perché? Che è successo? E gli ha mangiato una gamba. Ma l'assicurazione l'ha risarcito di tutto, eh. Ti dispiace dormire con lui? Beh, è assicurato. No, chiedeva il cane. Mi sembra che l'abbia accettato abbastanza bene. Solo per il cane? No, questo è per te. Buonanotte. Tranquilla, qualche giorno se no. Sopportalo. Che ne sai tu, Attila?
Io mica dovevo stare qui, avevo prenotato 2 giorni a Ischia. Lo sai come sono sti grandi alberghi? Se non ci vai, mica ti rimborsano. Devi pagare tutto in anticipo, pure il ciabattino. Ti stai sbagliando, Attila, il ciabattino sì. Vai. Quando hai finito di leggere, spegni la luce. Delinquente. Meridionale. Dai. Su, armi da taglio, cellulare, chiavi, solo chiavi. Avanti un altro. Andiamo, su. Eccolo qua, cellulare, andiamo. Coltellini, armi da taglio, niente. Avanti un altro, andiamo. Tu che c'hai? Armi da taglio, tira fuori. E vedi, c'hai il cacciavite. Tu che c'hai? Cellulare. Mi stanno scadando. Avanti un altro. Gerardo, io ho un piccolo problema. Quello di non capire subito le battute. Quando è una battuta, puoi segnalarmelo, per favore? Era una battuta. Bambini, Trick Track e Castagnole, lasciateli negli spogliatoi, eh? Però mica tanto. Non fumare, non bere, non sputare, non bestemmiare, non dire parolacce. Il cibo quanto basta è a tavola. Se possibile, bambini, rifuggire l'aglio. Ah, che nuvarci, questo. O carcere è meglio. Oh, per le gite utilizzeremo il vostro pullman. Non c'è problema, è una bomba. Margherita, prego, faccia partire. Oh, cos'è? Ferma, adesso. O il colpevole confessa, o se scopriamo chi è lo spiritoso, in quel caso la pagano tutti. Allora? Ecco, faticati, questa è una rappresaglia. Lo sai, ci messo. Metodo scolastico SS. Faticati, vieni qua. Lo sapevi. Vabbè, finché esagerazione, in fondo è una sporgenza del corpo, come un naso, un orecchio. No, non credo proprio. Faticati, disegna un coso. No. Proviamo un altro. Amaturo? Amaturo. Buono? Ma perché sono l'anno superiore? Avanti un altro. Questo fa schifo. Inquietante. Inquietante. Questo è a candela. Ma questa è una melanzana, che è? È buono per fare la parmigiana. La curvatura? La curvatura è troppo irregolare. No, insomma, chi è stato? Gerardo. Pure io. Anche tu. Questa è solo la prima volta. Assessore, aveva ragione lei. È molto più convincente fare lo scambio con dei ragazzi nostrani. Che ne so, napoletani. Invece dei soliti africani già visti tante volte. Lo scugnizzo napoletano è più commovente. E poi ci costa anche meno. Ce li tirano appresso. Allora, basta con i napoletani, lasciamoli a casa loro. Per favore. Sono neri? Nerissimi. Al buio, le assicuro, si vedono solo i denti. Sono poveri? Poveri, poverissimi. Allora. La piccola fiammiferaia. A loro, gli fa una pippa. Perdoni la metafora, assessore. Rende bene l'idea. All'inglese. Of course, Brogi. Allora resterò fuori per una settimana per il tour della regione. Benissimo. Vorrei però essere informato giornalmente con una mail. Anzi, la mail è troppo lunga. Poi non si leggono mai. Mi mandi un messaggio direttamente su Twitter. Ma se volete faccio un Twitter sintetico. Perfetto. A Baluba, Brogi. Sì. Se prima c'era solo terra brulla, adesso c'è la tuga e c'è il cipolla. Adesso c'è la tuga e c'è il cipolla. Lenzo, bambini! Bomba banava la wana mo sound lo sud da cadiame Margherita, venga.
Allora, mentre i miei ragazzi suonano dolcemente, voi dovete fare una specie di suoni gutturali per saltare, così, una specie così. Dimmi che cosa c'è da dire, ma di. Paolo, vieni avanti, in prima fila. Supero, ma mica sembra africana. Purtroppo no. Com'è purtroppo? Mi ha detto purtroppo, Supero. Io ho detto purtroppo. Se l'amore fra l'amore sulla verità e l'ultima caffetta viva, tu già sai, mamma. Che succede? Niente, che per la festa dei giovani stiamo tentando di mescolare prezzemolina con la vostra tradizione musicale. È una specie di fusion, è presente da Muriata Nera, ecco, quella roba là. Filippo. Quando noi facevamo quella roba là, voi ancora stavate sugli alberi. Sì, sì. Andiamo, va. Margherita? Preside? Ha parlato con l'assessore? Secondo lei? Secondo me no. Secondo me Burroni non ha voluto sentire ragioni, giusto? Perspicace. Comunque devo mandargli un Twitter giornaliero di come va il nostro scambio con gli africani. Lo Cicero. Preside, quello che sta facendo non funzionerà, non può funzionare, ci scopriranno. Poi come pensa di ingannare il pubblico? Come? Forse ha ragione lei, l'anello al naso un po' troppo. Ecco. Un po' di cerone e va tutto a posto. Miss Noemi Lo Cicero. Quando pensa di dirlo a quelli della tortora? A tempo debito. Basta negatività. Ok. Ok, basta negatività. Ma la prenderanno male. Perché oltre ad essere volgari sono anche razzisti? No. Ma hanno un'altra tradizione musicale. Neomelodica? L'ammazzo. Se lo per riscaldarsi. È coinvolgente, guarda come ballano bene, fatemi vedere ragazzi. Ma chi ha detto che devono ballare? No, ma solo un poco, così così si sfogano, si scordano le offese e fanno pace. Sono bravi però. Preside, è iniziato lo scambio. Intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Guarda che ganzo, lo sai, questa è una tia vasca romana. Per me è meglio la cerra. Forza ragazzi, veloci! Capito! Allora, professor Giorgano lo chiama a 25, c'è ogni euro di 25! 25? Cinco tanti soldi così! Ma non ti fa fottere, Gianni! La stress è troppo buono, non ci sta con Giorgano! Ma che stai dicendo? Ma se non c'è, sono stava a 25! Allora, oggi voi spiegano da solo. O preside che si fa un suresso, ramma a 15. Se ha un suresso, manna a fanculo in Daniur, o ramma a 1,50. Cioè, è molto probabile, ah! Già ricco. Se invece restano amici, cioè che sarebbe parità, allora ramma a 3. È poco probabile. Non ci ho capito una sega. 50 euro sul preside che copula con la professoressa. Ma che lei sta copula? La copula non è prevista, non mi co. Come, mi rubi i soldi? Non è prevista. Ha detto no, non va. Bambini africani, grande sorpresa, docili, educati. Sempre a lavorare? Non è che i tweet sembrano facili, ma io non so perché sono sempre lungo. Mi ricordo le comunicazioni scuola-famiglia. Guerra e pace. Sì, che fanno i bambini? Hanno dato fuoco a Ghioni. No, ma lo stanno spegnendo.
Tu sei sempre uguale. No, tu sei sempre uguale, scusa, ma guardati. Sono passati 10 anni da quando ci siamo lasciati. 9 anni e 10 mesi. 2 settimane. E 3 giorni. Ecco, appunto. È passato un sacco di tempo. Cercherò di perdonarti. Provato, non ci sono riuscita. E sono io che devo perdonare te. Ma cosa stai dicendo? Sì, perché quel corso di Ida De Colucci. Ma che... Non lo devi fare mai. Sì, perché i corsi della lavagna elettronica sono pericolosi. Figurati, afrodisiaci proprio. È lì che noto tutto. Ma mica sono scemo, che non me ne sono accorto che andavo là. Sì, ma che... Ma per favore. E che non me lo dovevi fare. Ma perché a me mi hai fatto stare male? Ma no, ma mi hai fatto stare malissimo. Pace, sì, superlativo assoluto. Pace. 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 Però Ischia e le terme sono diverse. Lì ti puoi fare il bagno. Ah, grazie. Qui non si può fare. E che ci stanno a fare? Ci stanno per guardarle. Certo, per guardarle, chiaro. Sei fidanzato? No. Mi sono lasciato un sacco di tempo fa. Ieri altro. Ma meglio così, ero una donna impossibile. Per farti un esempio, voleva mi piace su Facebook per qualunque cosa, a qualunque ora. Mettevo una rosa, voleva mi piace. Mettevo una gatta, voleva mi piace. Mettevo un santino. E voleva mi piace. E se non lo mettevi. E tu? No, io Facebook non ce l'ho. No, dico. Sei fidanzato? No, no. Si chiude una porta, si apre un portone. Vuoi dire che sono un portone? Sì. Però tu saresti il portone di una cattedrale. Ti segnalo la battuta. Sei simpatico. Anche se non capisci la mia battuta. Rido sulla fiducia. Che fai? Ti porto a fare un giro. Ganzo. Maturo. Hai perso quel senso stupido della competizione. Adesso ci facciamo anche le cabine. Stanotte quasi quasi dormo sulla barca invece di dormire con Attila. Non sto scherzando. Non era una battuta. No. Attila, Attila, ma che ti sei chiuso dentro? Attilo, apri, ma che ti sei offeso? Scusa Gerardo. Preside, come dice? Sfioro l'euforia. Lo stomaco va bene? Tutto a posto. Non c'è bruciore? No. È digerito bene? Sì, benissimo. E ci vedi bene? Sì. Io invece no. Perché? Perché qualcuno stanotte si è bevuto le mie lenti a contatto.
ragazzi, seduti. Mafalda ci darà tutte le indicazioni per il percorso di oggi. Buongiorno, Filippo. Mafalda, dici qual è la strada migliore per la rocca di Radicofani. Guardate, dice pure il consumo di carburante. Roba da matti. Vuoi sapere quanto è grande la bocca del Scorfani, padrone? Voglio sapere la strada per Radicofani. Mi dispiace, non assaggio questo. Mio amico ha bevuto un bicchiere d'acqua con le lenti a contatto dentro, è grave. Questa è una battuta, l'ho capito. Voglio sapere la strada per Radicofani. Ma sei cretina, è cretina. Non ti sopporta neanche Mafalda. Mafalda, parla! Donne, è arrivato l'Arturino. Dai meglio, Artù. Noi ci aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Vieni, 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 sì, vieni. Sorda! Hai cambiato la scritta al pullman? Sì, sì, la scritta l'ho cambiata, ci ho messo il nome della nostra scuola. Sì, sì. Margherita. 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 No, Margherita, perché? Ma perché, guardatela, sembra che dorme. Don Marte! Gergale, cosa si fa? Ah, da che ne sai? Certamente lo spinterò oggi. Oh, no, ma so che lo filtro all'olio. Fili, è il filtro dell'olio. Per fortuna che era il pullman migliore del mondo. Era, hai detto bene, forse negli anni 50. Buono! Vieni qua! Senti, ce l'hai la bicicletta? Sì, sì, superiore. Bene, allora fai una cosa, vai in paese e gli dici che abbiamo un pullman a carbone che si è rotto. Impossibile, superiore, c'è la bicicletta, ma mica si sa andare. Ecco, in realtà tu non sai andare in bicicletta. No, superiore. Ma che ti insegnano a scuola? Fa la pastiera? No, superiore, non ci insegnano a fare la pastiera. Non mi insegnano niente. Insegniamo niente. Ma che facciamo? Rimaniamo qua? Sì, non un po'. Come dei cretini. Non ho chiesto. E che ne faccio con male? Ma chi è? Che più o meno è tale qua. Da dove si apre? La fortezza fu dimora di un grande guerriero. Come si chiamava? Ghioni. Ghioni Tacco. Molto bene, Ghioni. E sapete come chiamo io il grande Ghino? Camilla. Il Robin Hood italiano, prof. Benissimo. E ora una domanda più facile per gli amici napoletani. Cosa ha scritto Dante? Superio, poi ci vendete pure le pentole. Allora lo dico io. Il grande Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia. Chi è stato? E loro sono preside. Se non si può fare lezione, ditelo. Perché lo dovete fare arrabbiare? Vanna, le pernacchie, capisci? I tuoi ragazzi mi fanno le pernacchie. No, no, no. Guarda che quella, Filippo, era una pernacchia a schiaffo che è tipicamente toscana. Ragazzi! Voglio! C'è bisogno di un poco di più di disponibilità. Infatti, gliel'ho detto io. Ma non siamo stati noi! Non si sa chi è stato, non però. Non ha importanza chi è stato. Se lo facciamo impazzire un po' meno, vinciamo un bello premio. Un premio? Che premio? Denaro. Soldi, non lo so, ma comunque un bello premio. Devo chiedere a Filippo, ma voi dovete essere più educati. Ecco. Babbo, posso? Ok. Va bene. Ci siamo capiti? Sì, sì. Ok. Lapo, tieni una bella pernacchia. Grazie, prof. Tutto a posto, preside. Puoi fare lezione. La data della rivoluzione francese? La campanella, finita l'ora. Ce la sei fortunato. Dai bambini, forza, cominciamo con un 4-4-2! Wanda, ci avevi proprio ragione. Lo vedi come si comporta quei ragazzi? Dai, dai, tira la palla! Cergale,
Ma ti brucia che non ti ricordavi la data della rivoluzione francese? A parte che me lo ricordo benissimo, sì. Sto parlando dei ragazzi, quello c'ha un metodo nozionistico, grazie. Umilia chi sbaglia, soprattutto i nostri ragazzi. No. Cetro, è vero che vi umilia? No. Dai, facciamo pressi. No, guarda, veramente, lui probabilmente ha un metodo tutto suo. Però ci prova, ci tenta, ci tiene. Fa di tutto per stimolarli, si inventa cose. Vedi la gita di oggi, per esempio. Prof, ce la faccio lei. Sì, e noi invece? Dove siamo andati con i ragazzi? Dove? 3 volte al Museo del Caffè. Appunto. Approfondiamo. Aspetta, qual è il tuo metodo? Ah, vero, le cuffiette, per non sentirli. Ok. Ti sei innamorato un'altra volta di lui? Andiamo, andiamo. Gergale, 1789. Collega, mettiti in porta che ti buco! Paura, eh? Spero, ci sono più forte! Buono, mettiti a porta, sennò ti becchi una nota! Spero, ma oggi se la vedo con me! È libero? Quando mangi la marenna, Gaia. Poi ti vuoi dal ca? Buona, ma cacchiaccio. A me mi piace, non è mo che ci. Non ti piace che lo scemo c'è tu? Ma tu sei pazzo. Tu piace a chi, tu lo sai? Io? No. Katia. Ah, mi pareva. Io non voglio piacere a nessuno. Ah. Paris tropicao, a cacao meravigliao, suona in mille lingue sta canzona. E con Paris tropicao. Broci, allora mi fa parlare con i canetti? Sì, la faccio parlare col professor Mobutu. Burrone! Sì, sono io. Parla professor Mobutu Leon. Abaluba. A me piace tanto Italia. Qui si mangia molto bici, crostini, finocchiona. A me non piace finocchiona. A me piace spaghetti scoglio. Buoni, buoni gli spaghetti. Sì, tanta saluta. Abaluba! Ci vediamo alla festa. Abaluba Mobutu. Abaluba! Abaluba. Che malinconia. Preside, non possiamo più rimandare. Dobbiamo dirglielo. E se rifiutano di travestirsi, pazienza. Avremmo perso la festa dei giovani, vinceremo l'anno prossimo. Ma almeno saremmo stati onesti con loro. Margherita, se rifiutano, io vengo denunciato per truffa e sospeso. E magari licenziato. E in più ho ferito dei ragazzi nell'età della crescita e questa cosa mi addolora tanto. Quasi quanto il licenziamento. Cosa c'è da dire? Ma dimmi che cosa c'è da scrivere? Attila, respira poco poco più piano, che non riesco a prendere sonno. Madonna! Fantastico! Fermati. Prostrati dinanzi a Dio Onnipotente e io prometto a te e a tutto il popolo l'eterna vittoria alla festa dei giovani. Prostrate, coniglio! Ma papà, siete fumato, basso! Adesso c'è la tuga e c'è cipolla. Se non si scoppa un viene su nulla e gira e fai la... Basta, Ghioni, basta con questi canti! Presidente. Ci ha parlato. Come diceva il fondatore dei Boy Scout, il grande amico Robert Baden-Powell, se non sai fare una cosa, non farla. Se non sai dire una cosa, cammina.
silenzio. Forza, voglio che alla fine dei binari c'è il sud. Ragazzi, in fila per tre, no random. Faticati, sai cosa vuol dire random? A cazzo di cane. A cazzo di cane, bene. Conviene che ci fermiamo, preside, che quello non scherza. Venite, sedetevi, che facciamo un bel gioco. Chi ha scritto la Divina Commedia? Un punto in meno ai toscani. Sì, quello chi l'ha scritto? Silenzio! Dove nasce il Po? La coppa guardiere, passò. Bravo, Cetrulo, un punto per Cetrulo. Scusi, professore, Cetrulo ha sbagliato. Il Po nasce nel Mondiso, dai, lo sanno tutti. Senti, come ti chiami? Ioni, in questo gioco vince chi sbaglia di più. Ciao, meglio, passò! Ti piace il suo metodo pedagogico? Sì. Non è affatto male. È una specie di sei politico alla napoletana. Domanda. Chi ha costruito il cavallo di Troia? Mamma, tu presto! Bravo, Giovanni, un punto per te. Kit, chi è il cattivo dei Promessi Sposi? Da Rodrigo, prof. Ma chi stai scendendo? No, sbagliato, Kit. Chi è il cattivo dei Promessi Sposi? Don Girafurcello, prof. Don Cavillo. Don Lulio. Brava! Allora, avete afferrato il concetto. Un'ultima domanda. Con chi si sposa Renzo? Con quella cozza della monaca di Monza. Grande preside! Un punto a Filippo che vince la gara. Ed ora, ragazzi, spargetevi per la natura. Bello questo gioco. È il tuo metodo pedagogico. Mi piace molto il tuo modo di rapportarti, ragazzini. Un fondo di sicurezza. Segui i dettami della Maria? De Filippo? No, Montessori. No, il mio metodo è come ti muovi il ticresimo. Una battuta. L'ho capita. Quando vai in bicicletta, la bicicletta non la devi far accorgere che stai andando in bicicletta, capiti il trucchetto? No, posso. Perfetto. Vai qua, solo. Equilibrio. Brava così. Mannaccio, diavolo! Oh, grande questo! Oh, my God! Una chiavica, uomo. Ma proprio una chiavica. Jerry! Vatti a lavare che non ti posso vedere bianco. Io, no! Il mio metodo a lunga scadenza, vedi? Caucio in culo progressivo imparerà. Secondo me il metodo migliore di insediamento sta nell'aprirsi al mondo mettendosi nei panni di altri popoli. Voi siete chiusi. Non siamo chiusi, siamo semplicemente orgogliosi di essere meridionali. È troppo. Ma noi solo quello teniamo, Felì. Nella nostra scuola non c'è nemmeno la carta igienica. Ma ancora questa storia della carta igienica? Pure a noi spesso ce la portiamo da casa. E allora, ma mica è importante la carta igienica? La carta igienica è basilare. No, no, voglio. Allora! Voglio! Oh, basta! Che piace! Andiamo! I miei ragazzi mi fanno pena. Io ti faccio pena. La verità è che non sanno fare niente, avrebbero bisogno di essere incoraggiati, aiutati. Che lo dici? A proposito di cartigiani, che fai? Uno stimolo, un premio forse potrebbe aiutarli a scuotersi. Un premio? Scommettiamo. E che ci azzecchi? Se vinci tu, io vi do un premio. Se vinco io, tu fai un favore a me. Che favore? E te lo dico dopo che ho vinto. Ma perché devi trasformare tutto in una gara? No, no, no. Tante gare. Chi ti vince di più ha vinto. Soreda! E Filippo! Presto! Non ho capito a che cosa ci dobbiamo sfidare. Due metri e mezzo. Sto bene, sto bene. Tutto a posto. E 2, 1, va al culo! Oh!
finito tutto! Vendo tu tre, lo vendo io. Eh no, ma scusa, tutta sta storia per te sta pari. Chiediamolo alla giuria, sì. È pari. L'alba è bellissima, ma la fanno ad un'ora impossibile. Bravi! Correte! Fatevi male! Sudate! Ma ti travestiresti mai da cinese? Per carnevale o per una cosa erotica? No, per aiutare un amico. Ma certo, per un amico faccio tutto. Ma solo da cinese oppure anche col costume di altri popoli del mondo, tipo dei paesi caldi? Paesi caldi, paesi freddi. Mi vestirei anche da eschimese, che c'entra? E basta? E basta. Guarda che per vestirsi da eschimese ci vuole un giorno intero, ci vuole due maglie di lana di foca, una felpa di orso bianco, le mutande di tricheco. Devi prendere un tricheco che è una specie protetta, non te ne devi fare accorgere. Come cerchi di catturarlo, quello reagisce perché è orgoglioso. E allora tu gli dai una bella palata in testa, te lo faccio vedere io l'orgoglio. Senti, ti devo chiedere una cosa. Ma davvero ti piace assai quando mangio la marena? No, perché a me sembra che la mangi normale. Sì, io ci pensavo. Tronto, posto, Cetrullo. Cetrullo, il congiuntivo vale anche quando si rimorchia. Una volta che il tricheca stennecchiato, lo devi essiccare, scuoiare, devi prendere la misura delle mutande, le devi indossare, ti pungi perché ti sei dimenticato di lavare la zampa. Certo. Secondo te sono grassa. Ma che dici? Pensa che adesso era son magra e io sono Ressica. Oh, sei bellissima. Ma mo che c'ha zicca tu? Un avvertimento per i bimbini napoletani. Rubare il muschio per il presepe è reato. Filippo, scusa, ma tu lo sai dove stiamo andando? Conosco questo posto come le mie tasche. Ecco, allora siamo a posto. Più. E infatti ci siamo persi e stanotte dormiremo qui, ragazzi, trovate il posto. Tranquilla, non aver paura. Visto che dobbiamo dormire qui, preparo l'altare, sappi che io dormo a destra. Mi spiace pure io. Bambini. E allora dormiamo su. Non dovete aver paura. Scemo. Diceva il grande Robert Baden-Powell, chi si perde si ritrova, preghiamo. Oh, Dio, per favore, ma lo puoi fulminare? Santa Barbara, Santa Elisabetta, salvaci dal fulmine, dal tuono della saetta. In Cristo con Cristo, in Cristo con Cristo. Che fai, non preghi te? E prega. Bambini, pregate! Gaia, mi fa piacere stare con te stasera. Anch'io, come degli amici. Sì, certo, come degli amici, sì. Che c'è? Sulle Chi sono? Perché? Cucus Clan? Nascondiamo qua, no? Ma no, sono i maggiolanti di Castiglione. Sono i maggiolanti, loro vanno di podere in podere e salutano la primavera. Questa è la notte dei desideri. Ma chi hai visto? Bentornata a casa, Furia. Vabbè, era da tanto che non mi chiamavi così. Senti, io ti volevo chiedere scusa se sono stato un po' noioso, geloso del Virgilioneri, ecco. Un po' noioso, geloso, possessivo, ossessionante, stronzo, un uomo senza palle. No, senza palle no. Senza palle. No. Sì. No. Sì. E no. Sì. E no. Sì. Vorrei diventare famoso.
dove giocavi il mondo con uno zaino in spalla. Vorrei camminare sull'acqua. Non voglio mai diventare grande. Vorrei che questa notte sia finita. Vorrei Katia per tutta la vita. Vorrei che ognuno... Mi sento felice e grave. Vorrei Katia almeno per fare una passeggiata. Io non vorrei crescere mai. Speriamo a nuccare la coppa a biciclette. Speriamo di vincere la festa del giorno. Speriamo che me la cavo. Non abbiamo mai vinto un cazzo. Sarebbe bello se mi piacesse Peppe. Vorrei non essere... Se Gaia cambia idea. Se almeno imparassero a usare il congiuntivo. Vorrei dimagrire, però mangiando la parmigiana di melanzane. Vorrei tuffarmi in un mare di cioccolato. Non vorrei separarmi mai. Vorrei volare. Wow, basta. Stringo. Hai detto che lasciamo con questo, se volete mettere questo. Digli che ci devo pensare. Ha detto di sì. Sì, sicuro, sì, di circostanza. Sicuro, su. Facciamo neri. Magari. Dobbiamo vincere. C'è duro. Tutto a posto con noi? Sì, sì, tutto a posto, sai, che non lo fumo nulla. Ma che hai fatto? Savis. Faccia scuola, parti! Faci un mazza così. Uè, ma che dici? Ma non ve l'hanno insegnato che l'importante è partecipare. No, questo... Silenzio, un attimo d'attenzione, per piacere. Allora. Sei grosso, preside. Adesso noi affronteremo la sfida più importante, quella per la quale siamo qui. Voi eseguirete Prezzemolina esattamente come l'avete provata, però con qualcosa in più. Ecco. Un costume d'artista che ho preparato e il trucco giusto. Va bene? Filippo, salve. È arrivato quel gran coglione dell'assessore. Vabbè, io mi assento un momento e poi vi darò maggiori delucidazioni sui travestimenti. Però voglio sapere come vi travestite voi a carnevale, alle feste, va bene? Io da Mary Poppins, perché comunque anche lei crede nel valore dell'onestà. Va bene, professoressa Rivolta, ne parlerà dopo, va bene? Grazie. E cosa succede? Niente, no, è l'assessore, vado dall'assessore. Stai tranquilla, non sono cose che ti riguardano, è la politica. Ragazzi, dobbiamo vincere! Assessore... Oh, Brogi! Allora, siamo pronti? Prontissimi! Tutto a posto? Andiamo a salutare i nostri amici. No, non è possibile perché dormono. A questo? Io l'ho detto, hanno le stesse abitudini dei nostri meridionali, ma non li ha letti i Twitter giornalieri? Ma no, sono troppo lunghi, non li leggo io. Quello però è sveglio. Genitori norvegesi, scherzo. Ah. Quono, present yourself. Ma ne is cuono. Tuono? Vaffamocca a te, cuono, che significa buona salute a te, uomo della collina. In questo caso, bambino della collina. Vaffamocca, cuono. Assorda, cuono, che significa stammi bene te, tua sorella, anzi tutta la famiglia, ma della pianura però. Assorda! A mamma! A mamma, te l'ha conquistato questo ragazzo. Ma che succede? Mi è svegliato padre. Padre? Padre missionario, le presento l'assessore Burroni. Vaffamocca, padre. No, non si usa con i religiosi. Non me. Oh, me, uomo di mare. Grazie, padre, non c'è bisogno di lei. Anche lei può andare. Vabbè. Perché gli africani appena svegli sono irritabili. Grazie. Vabbè. Fammocca, soreda. Oh, a chi? A chi? A mammata. A mammata. A mammata. Che uomo sei? Basta! Silenzio, ascoltatemi per piacere! Questo distinto signore ci ha preso in giro elegantemente. È diventato nostro amico solo per farci mettere i gonnellini di paglia, per umiliarci.
E quindi, caro Prezi, noi ce ne torniamo a casa. Andiamo, voglio! Gerardo! Forza, via! Via, 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 via! Ti interessa solo vincere, eh? Uomo senza palle. Manda solo nei guai. Allora l'ha disegnato lei. Peppe! Oh, Brogi! Ringraziamo con un bel applauso al presidente della scuola Pasteur. Va fa moc! A mamma da burroni, le devo dire una cosa che non le farà piacere riguardo ai ragazzi di colore. Cosa c'è ora? Non sono di colore. Non del colore che piace a noi. Saranno un po' più chiari, ma va bene lo stesso, no? Quasi bianchi. Trasparenti. Al punto che non so se si vedranno stasera. Non mi pare. Sei sicuro non ti puoi sbagliare. Guaglio, guaglio. Male che una bella giacca con telefonino e cellulare. Guaglio. Allora chi sta un momento e tu la superata. Da casa tra la mia è un momento da occupare. Corre, corre, guaglio. Corre, corre, guaglio. Corre, corre, guaglio. Dove nasca quel calore che trasforma la tua vita e tu non lo puoi spiegare, ti fa vivere una vita che per altre assurdità. Ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detto quel calore che ti brucia forte in petto e tu forse non lo sai, non è odio, è solo amore. Corre, corre, guaglio. 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 Broci, non c'è niente da fare. I neri ci hanno il ritmo nel sangue. Corre, corre, vaglio. Corre, corre, vaglio. Corre, corre, vaglio.
Che sono queste facce? Siete stati bravissimi. Avete vinto voi. Beh, per la precisione abbiamo perso. No, avete vinto voi. Sbaglio, vi sbagliate. No, non mi sbaglio. Avete vinto voi. Ovvero, Sbaglio, abbiamo vinto noi. Avete vinto voi. Ma certo, abbiamo vinto noi. Come abbiamo vinto noi? Ma è vero, è giusto, abbiamo vinto noi, è vero. Ha ragione Wanda, abbiamo vinto noi. Avete vinto voi. È una vittoria morale. Avete vinto voi. Chiedere una cosa. Ti vuoi mettere con me? Sì. Non stai facendo una battuta? No. Guarda che non sei minimamente obbligata a rispondere. Cioè, se ci devi pensare, prenditi i tuoi tempi. Sei grosso! Voi mi rovinate! Ma siete fatti? Aspetta solo di una bacia. Ok, gli ha dato buca. Quindi sono Vanni e Filippo vincenti? No, pure sei Bruno. Ma come? Non siamo amici, ma fidanzati. E poi? Sorella, no, aspettami. Sì, Wanda, vieni. Scusate, ma Filippo dov'è? Dov'è? Dov'è Filippo? Sì, ci aspetta al platone, dai. Ma mi piace, aspetti. Tutti in posizione, la scuola più bella del mondo, attenzione. Sì, guarda come sono bravo, sto senza mani. Quell'anno Cuono aveva imparato ad andare in bicicletta. Il governo aveva preparato l'ennesima riforma della scuola. E anch'io ero diventato un po' più grande. Filippo, secondo me la cosa più importante rimane la voglia che un insegnante ci mette. Anche la voglia di imparare dai propri alunni. Se uno è come a te, la scuola può funzionare bene anche coi banchi scassati. Come a nostra. Anche in un pullman sgarrupato, anche sotto una quercia. Perché se domani uno come Cetrulo volesse fare il meccanico di Formula 1, magari dopo una dieta, Cetrulo. Con te ci può riuscire, con me no. Congiuntivo perfetto, condizionale un po' meno. E il congiuntivo è importante quanto la carta igienica. Guarda, Fili, scusate, Guaglio. Non è che noi al sud non realizziamo i nostri sogni. Magari abbiamo proprio smesso di sognare. Io volevo fare il disegnatore di fumetti. Non ci avevo genio per fare l'insegnante. È vero. E mi dicevo che la colpa era loro, che non avevano voglia di fare niente. Invece, ero io. E allora, Gela, sai che ti dico? Che la coppa ce la meritiamo proprio. E se non ce la danno gli altri, ce la daremo da noi. E anche più grossa. Vero, dottor Ghioni?
a scuola di Marzia. Illustrissimo presidente Napolitano, faccio seguito alla mia precedente per comunicarvi che se vi dovesse risultare più comodo, la nostra scuola oggi è raggiungibile anche via webcam. Annaggia, bubà, annaggia. Come va? Sono Dio. Con lo zainetto. Ah, no. Questo è solo per non dare nell'occhio. Allora? Ti piace la nuova scuola? Molto bella davvero. Nuova, lussuosa e soprattutto agibile. C'è anche la piscina. Che piscina? No, appunto, dico, non c'è la piscina. No. Perfetto. No, scherzavo. La piscina c'è. Sei un ottimo Dio. Scrivere son cazzata, ma faccio un giro a Napoli, perché sti preti sono stati cose per crescere. Sudata che una murata viaggia tra una sera e maggio. Clementine desideri un goppo valche cramaggio. Quando iena te canto vienta, quando nica l'amore amore. La gente va fuori da coppo balcone, la palla fra testa din tuo cuore. Dimmi che cosa c'è da dire, ma cosa c'è da scrivere? Sì, l'amore fra l'amore sulla verità. E l'ultimo caffè che avevo, tu già sai, mamma. Abbiamo detto tutto su Napoli e l'amore, dalle storie dei diamanti fino a chi d'amore muore. Guaio, sente, sente sta canzone, guaio. È tutta un'altra musica, è tutta un'altra metrica. Quando sei napoletano non c'è sta niente a fa, se la canzone è buona come tutta. Siendo, siendo guaglio, curro, curro, guaglio, mi tappa la voce in casa, mana. Uè, siendo buono guaglio, ragazzi mi ce vo, pure quando scrivo una canzone. Es da Parigi tropicao, a cacao meravigliao, suona in mille lingue sta canzone. Es con Parigi tropicao, salsa mambo e dico ciao, basta che farim a te con me. Quando nica l'amore amore, la gente va fuori da coppo balcone, la palla fra testa din tuo cuore. Dimmi che cosa c'è da dire, ma dimmi che cosa c'è da scrivere. Sì, l'amore fra l'amore sulla verità, e l'ultimo caffè che avevo tu già sai, mamma. Le orecchie sono stanche di cose fatte male, ci vuole una canzone ancora più fuori da normale. Scende sta canzone, è tutta un'altra musica, tempo con la logica. Quando sei napoletano non c'è sta niente a fa, se la canzone è buona come tutta. Uè, scende, scende, guaglio, curro, curro, guaglio, mi tappa la voce in casa, mana. Uè, scende, buono, guaglio, ragazzi mi ce vo, pure quando
quando scrivo una canzone. Pesa a Parigi tropicao, a cacao meravigliao, sono in mille lingue sta canzone. Esco in Parigi tropicao, salsa mambo e dico ciao, basta che farima te con me in tre. Due, sento, sento, guaglio, tutto mondo ce vo, perché siamo tutti me di Napoli. Yes, siento, siento, guaglio, questo è Nico Desideri, Salvatore Desideri, Giuliano Desideri, e tra tanti desideri servevo Genie la lampada, Clementino, Iena, White, Campania, spacco livelli.